I modestissimi con una novità. C'è un pancione. Ti chiedo questo pancione. Chi è l'artefice del pancione? Io, una mano sola. Se tu sei numerato, ci sta. Delitto dove fu? Gli aveva sedotto la figlia. Ti aveva abbandonata. Allora, anche quest'anno è difficile fare un'intervista seria. Certo. I modestissimi, Alighieri non perdona. Alighieri non perdona. Donatello Loffredo, che cos'è Alighieri non perdona? Chi è Alighieri? No, quest'anno non vorrei svelare la trama, insomma. Invitiamo tutti a venire a teatro. Quando? Perché il 7 e l'8 aprile, Teatro Massimo, ore 8:30. E intanto intrecciano una serie di storie, diciamo soltanto questo, in una pensione, come sempre tu lo sai, le nostre storie all'insegna delle coincidenze, degli equivoci, quindi venite a teatro, venite a vedere chi è il fortunato papà di questo bimbo. E qual è la tua parte? È un maschio, sì. È una maglietta rossa però. Ma vanno bene sia per i maschi che per i femmini. E ma chi è il papà di questo bimbo? Un ottantenne, quindi è un doppio miracolo. Miracolo. È un doppio miracolo. Miracoli del Viagra. Ah, quindi il Viagra fa anche un altro tipo di miracoli. Non so. La regia di Donatella Pietrovito, di Donatella Loffredo e Michele Pietrovito. Che difficoltà ci sono quest'anno rispetto agli altri anni, se ce ne sono? Sono problemi economici, no. Anzi, quest'anno io devo ringraziare la nostra dirigente, che è il preside dell'Istituto Bosco Lucarelli, comprensivo, perché oltre a starci vicino come preside, è anche una nostra attrice. È più ma è più follia o voglia di mettersi in gioco? Che cosa porta un dirigente scolastico a seguire questa banda di pazzi? La faccia tosta. che è un fatto comune di tutti, presentiamoli una alla volta. Sì. Michele Pietrovito. Carola Catiuscia. Il personaggio? Agatina. Davide Luigia. Personaggio? La suocera. Anna Maria Morante, Rosalia. Pina Neon, la moglie di Peppino. Franco Montano, Peppino Capatosta. Ah beh, il nome è un programma. Oddio, chi è quello là dietro? Gracile, un felice trapasso. Alfonso Masone, Silvestro. Donatella Loffredo, io sono Sofia, che sono una che sta in questa pensione e sono corteggiata da Don Peppino Capatosta. Ammazza, È la moglie di Don Peppino che solo. Insomma, ci provano un po' tutti. Sono molto gelosa, io. E quindi non svegliamo niente, vabbè, vediamo a teatro. Meglio non si vedrà. E io sono Rosetta. E come ti è successo sto qua? Purtroppo. In una notte buia e tempestosa. Ma il mio fidanzato c'ha il look. C'ha il look. Si chiama Luke. Sentiamo un po' che cosa c'è da dire. Marcello De Masi che fa Luigi Giaccone e c'ha il look. C'ha il look. In arte Gino Torello. Io sono Lazzaro Antonio e faccio Carmelo, il mafioso. Ah, Alberto Febraro? Alberto Febraro e faccio il fiorario. Il fiorario? Non che è suo marito. Però questo è vizio, perché sei sempre il marito di Donatella Loffredo. È una passione per le bionde. Bionda, una passione per te. Mi dispiace per lui, ma se l'è scelta proprio vecchia, cioè quello è piccolino. Se porta però, se porta. Sono Sergio Montano, Achille Gennaro Capatosta. Ma quindi è parente all'altra Capatosta? È parente all'altra? Ah, fratello del Capatosta. Hanno se rotto la figlia, il socio della pensione. La figlia! Questa è la figlia, sì. Mia figlia. L'hanno si rotta. Moglie di Nannino. Marito di Nannino. Povera Nannino. Purtroppo il look a me mi è rimasta poca. Lucchetti. È rimasto il Lucchetti. Non ha usato il piano. Nannina, mia moglie. Io sono Tina Caporale. Quando parla mia moglie. E sono Nannina, nonché la sua mogliera. Nonna. Nonna. A breve nonna, no. A breve nonna, futura nonna. Mia mamma. Devo accontentare del lucchetto, purtroppo. Questo passa il convento. Sì, ma a me come suocero. Mamma e papà.
mamma e papà. Mamma e papà. Mamma e papà. Lucchetto. E poi Lucchetto è il fidanzato. Che l'ha seduta. Suo fidanzato che l'ha seduta. E non l'ha abbandonata però. Non si sa, dobbiamo svelare. Anna Maria Varricchio. Interpreta una parte di Maddalena, che è la moglie di Pasquale, il quale ha sognato dei numeri, che giocherà e vincerà. Lui è mio figlio, al momento è tuo marito, che è mio marito. Melillo. Renato Melillo, che arriverà a breve. No, non arriverà perché è nato. Sembra che gioca sempre tutti i giovedì numeri. Allora, martedì, giovedì, sabato, sì, passa pure la domenica. Senti, ma vuoi dire i numeri che gioca tuo padre, così magari... No, perché poi io sono scaramantico, io ci tengo queste cose. Ieri è andati Dante Alighieri. Che non c'è. Ah, non dico, perciò non perdono. Fuori scena c'è un suggeritore che si chiama... No, è il presentatore, no? No. Il fonico. Chi manca? Nessun altro? Manca il magnifico presentatore che è Raffaele Spera, che come lo scorso anno, ormai è un abitué. Ormai è una star. E manca Renato Melillo. E la bambina. Il mio marito, al momento. Che poi è diventato ricco. Manca una bambina. E manca Dante Alighieri. Che è una presenza che c'è. Antonio Calabrese. Ah, c'è proprio di persona Dante Alighieri. Eccolo che arriva. Eppure la bambina, ma. E come accade nel sogno che appare e scompare questa meteora, eccolo che arriva il discolo del gruppo. Sta arrivando il discolo del gruppo. Che arriva in ritardo anche alle prove. Siamo armati. Tu sei? Ciao. Sto riprendendo, abbastanza a posto. Sei? La rapina. Beh, insomma, cari male. Che personaggio sei? Io? Sì. Senza di me non si possono fare niente, in pratica. Cioè? Dante Alighieri. Sei Dante. Sarai vestito come Dante Alighieri o sarai vestito... Anche se sembra che recitare con me sia un paradiso, li faccio lavorare come un purgatorio, però sarà un inferno in ultimo. Wow! Perfetto. Manca anche la piccola del gruppo, Vincenza Vistani. Dicevo, manca la piccola del gruppo che ha 12 anni, 13 anni, Vincenza, 14 anni, ci siamo informati, Vincenza Villani. Che fa, che parte fa, la figlia di chi? La nipote e sua figlia. Ah, sua figlia. Cina Dorei. Ancora? No, sì, però quanti figli c'ha questo? Uno e due, che date potere. Allora, una domanda, mi rispondete in coro tutti, ma vi divertite di più o vi stancate di più con questa pazza folle scatenata? Ci divertiamo. Sempre divertirci. Tu non parlare perché hai fatto un guai stavolta. Che scorsi, famiglia, che scorsi. Appuntamento? Lunedì, martedì. Massimo, 7-8 aprile. Lunedì e martedì. Io vengo di lunedì, va bene? Mi aspetterete e vi aspetterò. Facciamo dire l'ultimo. Assolutamente sì. Pensiero. L'ultimo pensiero al dirigente scolastico prestato. Venite tutti perché sono due ore di divertimento puro. Perché ci siete venuti. Non è vero, perché la quota per il biglietto verrà devoluta in beneficenza anche quest'anno alla Misericordia. Spieghiamola bene questa cosa. Esatto. Poiché noi non abbiamo finanziamenti, allora parte della quota serve per la copertura. Per pagare le spese. E una parte in beneficenza alla Misericordia. Quindi non c'è alcun guadagno, è soltanto passione, divertimento, voglia di mettersi in gioco, anche un po' in anticipo quest'anno, quindi ha avuto ripercussioni sulle prove. Una serie di problematiche lavorative per cui abbiamo giusto anticipato un attimino. Grazie. Grazie a te, Aide. Un giorno reciterò anch'io con voi, forse. Se lo dici ogni anno, siamo ancora qui ad aspettarti. Ti aspettiamo. Al 7 e 8 aprile. 8 aprile. Ciao. E finalmente è arrivato anche Renato, ci sta accogliendo anche un treno. Renato Melillo, il tuo personaggio. Scusatevi per il ritardo, ma non potevo fare a meno. Dove sei stato? In questo giorno di primavera, perché oggi è anche primavera, che bellezza. Sono andato a vedere se era uscita già la stazione dell'8. E poi capirete perché, non ve lì.
lo dobbiamo dire. Buonasera. Buonasera, che cos'è questo strano attrezzo che tu hai in mano? Questo doveva essere un bastone della morte, cioè, però non è nemmeno. Non possiamo svelare tanto. No, ecco, no. È arrivato, vedi? È arrivato Cammelo. Cammelo. Vi aspettiamo numerosi. Sempre 7-8 aprile. Sempre 7-8-7. Sono 7-8 i numeri da giocare. No, i numeri da giocare. Li scoprirete quella sera, No, già ce l'ha detto. Ah, quando allora, venite? 8, 13, 72, 90, alla Carmelo l'ho detto. Alla Carmelo. Quando venite, prima di prendere il biglietto, andate pure per la lotteria e portate una schedina, perché durante la commedia vi chiate pure i numeri, non si può mai sapere. È detto da Don Felice Trapasso. È una certezza. È una certezza. Grazie. Come la morte.